Su una cosa dovete assolutamente credermi, il 90% degli animali sono adorabili da piccoli, tranne la talpa dal muso stellato, non per offendere ma quella davvero non è bella, né da piccola né da grande. Comunque alcuni di questi sono così carini e adorabili, che a volte viene da chiedersi se è possibile tenerli come animali domestici. Sfortunatamente è un no, a meno che non siate sceicchi con i miliardi. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova classifica piena di animali adorabili che vorrete sicuramente adottare, ma che non potete per via di problemi come il fatto che tanti sono in via di estinzione. Che dire, siete seduraiati? Allora cominciamo subito! Dendrolagus. In Nuova Guinea esiste una specie di canguro veramente differente dalle altre conosciute da pochi, i canguri arboricoli, che si sono adattati a vivere sugli alberi. Forse sono gli antenati dei canguri normali, quelli che stanno per terra e vengono presi a pugni. In teoria alcuni dei canguri arboricoli secoli fa sono scesi giù dai loro alberi per prendersi un caffè o altro e da allora non sono più tornati su. Questi invece, rimasti sugli alberi, ad oggi hanno capacità straordinarie di salto, ritenuti veri campioni, in grado di saltare per 9 metri e di atterrare da 18 metri di altezza senza subire danni. Da piccoli sono a dir poco adorabili, qualcosa che dovrebbe diventare patrimonio dell'UNESCO. Sono rarissime le nascite. Il cucciolo rimane nel marsupio della madre per ben 10 mesi, 9 in cui non mette nemmeno un piede fuori. In questo periodo sarà proprio il genitore a occuparsi di lui, pulendo il marsupio e procurando il cibo necessario. L'ultimo mese invece il cucciolo comincia a camminare e a esplorare il mondo di tanto in tanto, ma tornando sempre dentro la madre. Si sa mai lo rapiscano. Una volta uscito da quel piccolo posto, rimane insieme alla madre ancora 8 mesi, per poi diventare completamente adulto e quindi cercare di sopravvivere da solo. Alligatore. È vero, le loro versioni grandi possono sembrare spaventose, ma quelle piccole addirittura sembra sorridano spesso. Da non confondere però con i coccodrilli, gli alligatori differiscono da questi ultimi per quanto riguarda la testa, più larga e corta. In questo caso preferirei parlare dei cuccioli di alligatori americani perché sono i più carini in assoluto e su di loro a New York è anche nata una leggenda. Sembra che le persone li trovino così adorabili da comprarli in Florida o posti dove ne vendono per poi abbandonarli quando crescono troppo. Cioè, davvero certe persone pensano gli animali rimangano piccoli a vita. Vabbè, comunque sembra li abbandonino nelle fogne della città. Come detto prima è una leggenda e in teoria questi animali senza sole non potrebbero sopravvivere. Nonostante sia davvero adorabile da piccolo, ha dei denti molto forti, circa 8 con cui mangia prede piccolissime, non potendo però muovere la lingua. La particolarità più interessante è che è talmente debole che il primo anno deve farsi proteggere per forza dalla madre. Nonostante questa debolezza, se morde fa male e ha un temperamento molto instabile. Al minimo sbalzo di umore se la prende con l'intruso nel loro territorio, o che in quel momento gli sta dando fastidio. Per questo è difficilissimo poterne adottare uno e crescerlo. Ed è un altro dei motivi per cui vengono spesso abbandonati. Quando capisce che nemmeno il morso è efficace contro il nemico, fa un suono particolare con la bocca, che è un verso fatto apposta per chiedere aiuto alla madre. Quindi vi sconsiglio di dargli fastidio. Viene considerato un adulto quando supera il 1,5 metri di lunghezza. Ippopotamo pigmeo. Ad alcuni gli ippopotami potranno sembrare davvero brutti da vedere. Sono grossi, grassottelli e abbastanza pericolosi, visto che hanno un'apertura di mascella ampia e potente. Ma la loro versione pigmea è forse la specie di ippopotamo più adorabile. Questo animale ha dimensioni molto ridotte rispetto all'ippopotamo normale, 150 cm di lunghezza e 83 cm di altezza. Purtroppo sono in pericolo di estinzione, non soltanto per via dell'essere umano che ormai è onnipresente quando si tratta di sterminare intere specie, ma anche perché i piccoli di ippopotamo pigmeo sono il pranzo di molti pitoni e coccodrilli, e dire che sono erbivori pure, e si nutrono di erba, foglie, germogli e frutti caduti. Cioè, ditemi chi potrebbe mai avere il coraggio di fare del male a un esserino così. Polpo Dumbo. Nonostante da grande il polpo possa sembrare un po' squallido e a volte spaventoso, ce n'è di un tipo che è di un adorabile fuori dal comune, che vi farà chiedere ai genitori di poterne adottare uno a tutti i costi. Si chiama Polpo Dumbo e si trova in California a una profondità di circa 3.000 metri e in Giappone dove supera anche i 4.000. Non ha la tipica sacca per l'inchiostro e viene chiamato così perché possiede due protuberanze simili a orecchie, poste sulla testa che ricordano quelle di Dumbo, il personaggio Disney. Sono spesso cacciati da predatori più grandi e pericolosi come gli squali e non avendo appunto l'inchiostro per difendersi riescono a cambiare colore, mimetizzandosi così con l'ambiente circostante. Di solito anche da adulti possono misurare un massimo di 40 cm.
il più grande mai scoperto però raggiungeva i 2 metri. Da piccoli sono muniti in modo naturale di tutti gli strumenti e le capacità per difendersi, quindi le femmine di polpo non curano i cuccioli dopo la nascita, li abbandonano a se stessi. C'è chi sopravvive e chi no, sfortunatamente. Pangolino. Sono detti anche formichieri squamosi, ma in pochi li conoscono davvero. Le squame di cui dispongono sono fatte di cheratina, quindi un materiale molto resistente che gli fornisce una corazza naturale fuori dal comune, ed è anche molto flessibile, visto che l'animale è in grado di arrotolarsi nel caso ci siano pericoli e sia spaventato. Possono essere usate anche come armi per quanto sono affilate, ma la prima cosa che vi ucciderà sarà l'estrema tenerezza del baby pangolino. Alla nascita misura solo 15 cm e pesa 340 grammi. E le scaglie citate prima sono morbide, quasi come uno squishy, e diventano più dure mentre maturano. La cosa per cui vengono più riconosciuti questi piccoli è il fatto che si attacchino alla coda della madre finché sono della misura giusta per farlo. Il loro nutrimento ideale sono insetti vari, tra cui formiche. Se ne vedete uno, finché è piccolo, non correte e non chiamate assolutamente la polizia, ma osservateli e basta, perché potrebbero essere gli ultimi rimasti al mondo, visto che sono in pericolo di estinzione, cavolo. E piccola pausa quiz. Il panda gigante è carnivoro, erbivoro o onnivoro? Sono animali in via di estinzione che hanno una particolarità interessante per quanto riguarda il cibo, e in tanti sono sicuro lo sappiano, quindi aspetto numerosi commenti con la risposta e continuiamo. Pudù. Se pensavate Bambi fosse il cervo più carino e adorabile sul pianeta, vi sbagliavate di grosso. Perché ho scoperto di recente il cervo più piccolo sul pianeta, cioè il Pudù, che sembra il nome di qualche strana divinità asiatica. La specie è diffusa in Patagonia, nella zona dell'isola di Chiloé, fino a poco oltre il confine con l'Argentina. Pensate che da adulto misura circa 85 cm e pesa un massimo di 15 kg. Può vivere 10 anni e dopo la nascita i primi 3 mesi rimane con la madre, proprio il tempo necessario per raggiungere il completo sviluppo fisico. Orsi polari. Ogni anno per dicembre e gennaio mamma orsa fa venire alla luce cuccioli di orsi polari adorabili. Solitamente le femmine rimangono incinte ogni 3 anni, minimo 2 in particolari zone. In soli 8 mesi possono pesare più di 45 kg di tenerezza, grazie specialmente al latte che bevono, ma non soltanto di quello vivono. Sempre la madre insegna ai loro piccoli come cacciare. Una cosa davvero interessante è il fatto che i cuccioli imparino in fretta guardando e basta. Sono animali molto birichini e giocherelloni, non gli piace rimanere fermi da nessuna parte. Passati alcuni giorni dalla nascita sono subito a saltellare qua e là e divertirsi, e ovviamente imparare. Ogni settimana devono cacciare almeno una foca. Sono sicuro ora abbiate voglia di prenderne uno in braccio e coccolarlo, magari rubandolo a una mamma orsa polare, però vi sconsiglierei di farlo, visto che sono un tantino pericolosi. Ehi, ma giusto un pochino, eh? Tigri. Avete mai desiderato dei gatti, ma meno egoisti e più coccoloni? Allora eccovi le tigri. Da grandi possono fare paura, ma da piccoli, beh, se come me avete visto 1000 video di baby tigri che saltano qua e là giocherellando, lo saprete benissimo che sono tutta un'altra cosa. I piccoli possono nascere in qualsiasi momento dell'anno. Dopo circa 100 giorni di gestazione nascono mediamente 2 o 3 cuccioli ciechi e indifesi. Pensare che da adulti hanno una vista notturna 6 volte migliore di quella dell'uomo. La madre si occupa della cucciolata completamente da sola, ma non è proprio gentilissima. Spesso e volentieri, per esempio, se ce ne sono troppi di cuccioli, alcuni li divora. Gli altri invece, finché non cominciano a vedere come si deve, li difende, ma poi comincia anche la parte del duro insegnamento alla Karate Kid. Una volta imparata la caccia, ognuno se ne va per conto suo, dimenticando completamente il genitore. Questo perché sono animali solitari e preferiscono cacciare nel loro territorio in santa pace. Ma tornando al discorso dei cuccioli, se sono accuditi da un essere umano tendono a essere affettuosi come pochi e dimostrare una lealtà incredibile, il contrario di ciò che sarebbero stati nella natura selvaggia da indipendenti. Il fennec. Il fennec è una piccola volpe dall'aspetto buffo presente in Nord Africa. Il peso di un adulto è inferiore al 1,5 kg, quindi immaginate i cuccioli che razza di tenerezza possano dimostrare. Si riproducono solo una volta l'anno e la nidiata è composta solitamente da 2 o 4 cuccioli, che pesano, sentite bene, 50 grammi. Sono anche loro ciechi e indifesi, quindi hanno bisogno di essere protetti per un po' di tempo. Raggiungono la piena indipendenza a circa 6 mesi. Le caratteristiche che vengono addestrate di più sono l'udito e l'olfatto. La madre è in grado di sentire il pianto di un suo cucciolo anche in mezzo a 1000 altri non suoi. In questo caso in Italia è consentito tenerne uno in casa come animale domestico, ma visto che sono in pericolo a causa dei bracconieri è sconsigliato farlo. Bisogna permettergli di vivere in natura e riprodursi il più possibile. Panda.
I panda sono grandi e adorabili, ma avete mai visto i loro piccoli? Sono piccolissimi e alla nascita a volte nemmeno la madre vuole occuparsene, essendo animali molto sfaticati. Il problema è che molti di questi esserini non sopravvivono nella natura selvaggia. I cuccioli sono prede facili per tantissimi predatori, come l'orso bruno, l'orso nero asiatico o i lupi, quando sono a terra. Sugli alberi invece sono inseguiti dal leopardo o dal leopardo delle nevi. Insomma, mezza selvaggina ce l'ha con loro. Per ben 4 anni rimangono insieme alla madre perché, come detto prima, sono davvero pigri e quindi fanno fatica a imparare qualunque cosa. Se no è capace di mollarli senza nemmeno accorgersene. Prima di concludere la risposta al quiz è onnivori, perché nonostante siano carnivori, i panda mangiano più che altro bambù. Non hanno voglia di cacciare e insieme ad esso a volte ci aggiungono anche qualche insetto oppure delle uova. Per questo motivo onnivori, come tanti altri animali. Per oggi si finisce qua. Spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace, mi raccomando. E noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.